Buongiorno ragazzi. Tutto bene? Dai. Ma buongiorno, dormito bene? Sì. Sufficienza, sì. Posso accomodarmi? Grazie. Sì. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Oggi facciamo una cosa un po' diversa dal solito. Vorrei proporvi di girare un cortometraggio. Ho scoperto che c'è una competizione, un festival di cortometraggi internazionali qui vicino a Palazzolo sull'Oglio, si chiama Pala Short, e la partecipazione è libera e possiamo costruire un cortometraggio inedito della durata di massimo 15 minuti, però a tema libero. Dobbiamo scriverlo, dobbiamo avere delle idee. Non è banale, bisogna pensarci. Avete già, magari ci avevate già pensato che un giorno voglio fare un cortometraggio, una qualche idea, un qualche genere da battere? Se facessimo un corto di fantascienza e lo ambientassimo nello spazio? No, vabbè, sarebbe difficile da realizzare. Ma un romantico, tipo una fuga d'amore? Solita roba, un po' banale. No ragazzi, assurdo, dobbiamo per forza fare una rapina. Buongiorno, chiedo scusa per il ritardo. Ma cosa state facendo? Stavamo facendo un cortometraggio. Ah, ma come lo volete fare? Boh, non lo so, avevamo in mente alcune idee. Ma proviamo a farlo con ChatGPT. Fischia, hai detto una cosa interessante. Interessante. Sapete cos'è ChatGPT? Ne avete sentito parlare? Sì. Perfetto. Secondo me potrebbe essere interessante, almeno in questa prima fase, sentire che cosa da suggerirci. Abbiamo detto rapina, ottima idea. Mi sembra una ficata. Vediamo se ci può dare, aiutare a dare dei dettagli. Potremmo fare una rapina in stile thriller, no? Vediamo un po'. Se vuoi voler fare. Luca, ne abbiamo già parlato. Non abbiamo altre opzioni. Ma la pizzeria, ragazzi. Non una banca. Non mi sembra giusto. Non si tratta di essere giusto, Luca. Ci servono quei soldi. Abbiamo già il piano. Entriamo, prendiamo i soldi e scappiamo. Semplice. E se qualcosa va a... Non andrà storto, Luca. Siamo preparati, sappiamo cosa fare. Giulia ha ragione. Devi fidarti di noi, Luca. Di noi e di te stesso. No, raga, è troppo cringe. Cambiamo, basta. Mario. Giulia ha ragione. Andrà tutto bene. Luca, sei pronto? Pronto. Ragazzi, non importa cosa succederà fuori, dobbiamo restare insieme, ok? Ok ragazzi, siamo una squadra. E ricordate, nessuna pietà. Prendiamo i soldi e scappiamo. Semplice. Andiamo a prendere questi soldi.
tutti questa è la rapina! Dammi tutto, subito! Subito! Dammi tutto questo qua, però! Tutti! Non c'è bisogno di eroi, tieni la canna. Tu, siediti! Ragazzi, non dovete farlo. Posso aiutarvi. Abbiamo finito qui, andiamo! Radio, codice 6, codice rosso, rapina alla pizzeria. Ragazzi, io qua ho scritto, mentre i ragazzi corrono, le ombre iniziano a prendere forma trasformandosi in creature mostruose e spaventose che iniziano a inseguirli. Ma secondo me non avremmo il budget per fare questa cosa, piuttosto che trovano dei cadaveri dietro la pasticceria. Secondo me tra trucco e costumi i cadaveri tengono in questo rapporto. Poi darebbe l'idea che sarebbe tutto falso. E poi comunque sarebbe una cosa già vista e rivista, anche perché ci sono una marea di film in cui vengono ritrovati cadaveri. No, infatti l'idea di prima secondo me è meglio. Per il finale della storia potremmo fare che Chuck ci tutti il simbolo stesso dei ragazzi e gliela la rapina gliela può fare davvero. Giulia ha ragione. No, non mi ricordo. Finito qui, andiamo. Ma non c'è.